Oggi parleremo del perché il cane non può essere il leader, perché dobbiamo esserlo noi. Ormai chi mi conosce sa che parlo spesso di leadership, la leadership come base per far funzionare la relazione con il nostro cane. Ma se non mi conosci ancora, allora ti invito ad andare a vedere tutti i video di questo canale per capire di cosa parlo. Benvenuto nel canale YouTube di Dog Cafe Academy, io sono Fabrizio Collova, dog listener e agevolatore della relazione uomo-cane, e aiuto le persone a entrare in relazione con il proprio cane, a far funzionare le cose, a risolvere i problemi di gestione che abbiamo ogni giorno. Sappiamo che ogni lupo vive in branco, il gruppo sociale primario, entro cui risiede con un proprio ruolo gerarchico. Ogni elemento del branco ha una propria posizione, un proprio ruolo, come una famiglia. Quando il cane viene a vivere con noi, riconosce questo nucleo sociale e quindi cerca di capire chi sono io e che ruolo ho in questa famiglia. A un certo punto si farà una domanda: bene, ho capito che questo è il mio nuovo branco, famiglia, e questo è il mio territorio, la tua casa. Ma insomma, chi è che porta avanti la baracca? Cioè, chi è che si prende la responsabilità di tutto quello che succede? Chi procura da mangiare, chi ci tiene in sicurezza, chi ci dice come organizzare la vita? Insomma, una guida. Questa guida è il leader. Tra noi e il cane, chi lo deve fare? La maggior parte delle volte, purtroppo, succede che attraverso la nostra gestione non corretta, nella gestione quotidiana, noi mandiamo, veicoliamo il messaggio: tu cane sei il leader. Cosa che il cane non può fare. E per quale motivo non può farlo? Beh, te lo dico facendoti ascoltare quello che abbiamo detto, quello che ci siamo detti durante l'ultimo Dog Cafe Camp in Lombardia, che è un evento che organizziamo in tutta Italia, l'evento più divertente di Dog Cafe Academy, che sono 2 giorni di trekking nel bosco con un pernottamento, e tra un trekking e l'altro, orario aperitivo, da poco abbiamo introdotto, su vostra iniziativa, perché me l'avete consigliato voi, una sorta di briefing o di book club, quindi a partire da una serie di estratti che ognuno di voi, perché siete bravi, leggete molto sui cani, a partire da una serie di estratti che avete portato, vengono fuori degli argomenti e ne parliamo. Un vero e proprio momento di riunione della community degli studenti di Dog Cafe Academy, in cui ci confrontiamo in presenza sui vari temi, le problematiche, domande e risposte. E in questo occasione dell'ultimo camp in Lombardia è venuto fuori proprio questo tema: perché il cane non può essere il leader? Rimani con me che ti faccio vedere. Signora, c'ho un lupo in braccio, questo è pazzo, cioè, c'è l'ambulanza già dietro. E mia moglie: ma smetti, c'ho un lupo in braccio. E lei si guarda in giro, io glielo dico sempre: guarda, oddio, che sono arrivati i lupi anche in Sicilia. Ma dove? Stai prendendo in braccio un lupo. Perché il cane non può essere un leader? Per 2 motivi. Primo, se è cucciolo, non fa parte proprio della scala gerarchica, è immaturo. I cuccioli, i lupi in natura entrano nella scala gerarchica, nel rango gerarchico dopo 4 mesi, 5. Voi avete il cucciolo già da 2 mesi, all'età di 2 mesi. In genere, parliamo così. Chiaro, all'età di 2 mesi è ancora dentro il buco nella tana. Che è un buco nella terra piccolo, con una camera, e quindi poi non ci scandalizziamo se chiudiamo i cani nel kennel. Quindi la tana, ecco perché abbiamo dei luoghi comuni, perché non sappiamo cosa succede in natura. Allora ragioniamo e navighiamo per luoghi comuni. Secondo, è come se noi dovessimo andare nel bosco a condurre un gruppo di lupi, con le loro regole. Siamo dei disadattati, lo stesso è il cane. Il cane non può fare il leader nel nostro mondo, perché esistono tantissime cose lontane dalla sua cultura. Non solo oggetti, telefono, birra, qualsiasi altra cosa, ma concetti. Io fuori al territorio non vado, ognuno sta nel proprio territorio. Io qualcuno, non lo ricevo qualcuno dentro il mio territorio, se no è morto. Ma non è per dire, è veramente morto. Per questo è importante capire e osservare i lupi su YouTube, in video e direttamente se potete. Chiaro, quindi, cioè, vi accorgete, e se leggete i libri sui lupi ritroverete il vostro cane, anche se assomiglia a un barboncino, a un husky o eccetera, proprio li ritrovate. Per questo vi dico, leggete i libri, più che tecniche di addestramento, sì, possono essere utili dopo. Io ho dei clienti giù che hanno letto e poi in una fase successiva si sono appassionati ad una disciplina cinofila come sport. Io dico sempre: mi piace il tennis, ma prima di giocare a tennis, prendere un istruttore, imparare a giocare, prima sono stato bimbo,
prima di andare a scuola ho imparato la lingua e a relazionarmi, perché i nostri genitori ci hanno insegnato la lingua, poi andiamo a scuola, poi ci addestriamo per affinare, chiaro? Quindi prima facciamo in modo di capirci e di trovare una lingua comune, perché sennò non ci capiamo. Chiaro, quindi il lupo non il cane non potrà mai fare il leader nel nostro branco, tanto è vero che c'è un disegno di, no, forse non l'avete mai visto, lo fa, cioè no, l'avete visto, è che l'ho messo in una slide della, in uno dei webinar, adesso non mi ricordo quale. Mentre ogni cucciolo di lupo che nasce poi entra nella scala gerarchica e solo uno di questi forse arriva a diventare leader, i cuccioli di cane domestico diventano tutti leader, perché sbagliamo tutta la gestione del cane e ogni messaggio, ogni azione che facciamo fin dal primo giorno in cui entra a casa, il messaggio che mandiamo è: sei il leader, sei lì, proprio lo motiviamo, sei il leader, sei il leader, sei il leader, ogni azione, anche una semplice carezza, sei il leader. Per esempio tu hai fatto, adesso gli hai mandato, gli hai detto sei il leader. Sai perché? Perché hai fatto così, è 3 ore che l'accarezzi qui fino a, da oggi. Allora, se il cane vede che tu crei stress, perché io domani ti posso fare così tutto il giorno, tu a un certo punto mi mandi a quel paese, oh ma è rotto, chiaro, noi ridiamo, però è così. È vero. Chiaro. Allora, il cane si fa un'idea di te, per dire un esempio, naturalmente. Quindi, mi ha accarezzato qui. Vabbè, la prima la tollero, la seconda la tollero, la terza, ho capito, questo non sa completamente del linguaggio del corpo, la lingua comune, chiaro? Allora rispettate queste cose, rispettate, se io so come funziona il cane, so che il cane preferisce essere accarezzato qui sotto o qui, ma non è perché al mio cane piace, è perché c'è una motivazione, dalla testa fino alla linea dorsale e la coda, l'ho detto oggi, è una linea particolare che sarebbe meglio evitare, perché è una zona che in una interazione tra cani diventa zona conflittuale. L'avete mai vista la posizione a T? Due cani che non si conoscono arrivano, uno subito presta il fianco e l'altro si mette così. Uno è dominante, l'altro è diciamo non dominante e quindi giustamente c'è tutta un'interazione, ok, chi sono io, chi sei tu? No, c'è una presentazione. Ecco perché va lasciata in pace questa. Quindi il cane raccoglie dati su di noi e poi a un certo punto tira le somme dai 6 mesi in poi. Dice, ok, ho capito che voi non siete in grado di fare leader, lo faccio io male, ma sempre meglio di voi. Bene, ti sei fatto un'idea sicuramente su quello che volevo dire, cioè perché tra i due, tra noi e il cane, chi deve fare il leader è l'uomo, proprio perché il cane è come se fosse un disadattato, cioè non è che tu vivi nel bosco con le regole dei lupi, vivi in un tuo mondo con le tue regole, e in cui, diciamo, facciamo entrare anche un po' forzatamente il nostro cane, perché nessun cane, ricordati, decide di vivere con noi e neanche può scappare se la cosa non gli conviene, perché sta sempre con noi al guinzaglio dentro casa, quindi se avesse la possibilità di scegliere, allora sicuramente sarebbe un rapporto più fluido e più equilibrato. Allora dobbiamo essere sicuramente noi, come dei buoni padri di famiglia, a farci carico di tutte le responsabilità che ha una guida di un gruppo sociale, che sia famiglia, abbia branco, chiamalo come vuoi. Ecco perché siamo noi che dobbiamo veicolare un messaggio: io sono il leader, fidati di me, io sono il leader, fidati di me, con ogni singola azione che facciamo. Anche una semplice carezza, come avete potuto vedere nel video, che data qui può avere un significato o data qui può avere un altro significato, se sai come funziona un cane, e che manda al cane stesso proprio questo messaggio: di me ti puoi fidare perché so come funzioni tu, anche se sei diverso da me, conosco la tua comunicazione, la tua lingua, e quindi ci capiremo, ti farò vivere bene. Bene, per questo video è tutto, spero di essersi stato d'aiuto per comprendere di più il tuo cane, la relazione, migliorare la relazione con lui, e se hai dubbi, domande o chiarimenti da chiedere o anche non sei d'accordo a quello che ho detto, ti prego di commentare qui sotto in maniera costruttiva naturalmente per confrontarci ancora di più. Intanto ci vediamo al prossimo video, ciao!